La cosa più importante da fare è rendere più semplice, più agevole per i cittadini restituire i vecchi apparecchi elettronici che si sono rotti o che non utilizziamo più. E questo si deve fare, si può fare migliorando, la qualità e anche la quantità di luoghi di raccolta che i comuni mettono a disposizione dei cittadini, quindi irrobustire il sistema di raccolta. L'altra iniziativa importante è legata alla distribuzione, cioè ai negozi che vendono apparecchi elettronici, elettrodomestici, dove già esiste la modalità obbligatoria di ritiro uno contro uno e uno contro zero, però la burocrazia con cui questo viene fatto, scoraggia un po' i negozianti e quindi bisognerebbe semplificare. Inoltre, noi come Aerion stiamo lavorando su questo fronte, bisogna continuare sui progetti di sensibilizzazione e informazione dei cittadini. Questo si può fare con delle campagne sui comportamenti corretti, spiegando anche il valore che ha il riciclo dei RAEE, non solo sotto l'aspetto ambientale, che è di fondamentale importanza, ma anche per il potenziale economico che il riciclo può dare, rendendo disponibili materie prime critiche, che poi sono essenziali per far funzionare il nostro sistema industriale. I benefici per i cittadini sono legati al fatto che le famiglie, i cittadini appunto, diventano protagonisti dell'economia circolare. Mentre nell'economia lineare da consumatori noi acquistiamo dei prodotti e poi li buttiamo via, l'economia circolare richiede un coinvolgimento molto più forte da parte dei cittadini perché partecipano alla possibilità di rimettere in gioco il prodotto usato, il rifiuto, per recuperare le materie prime, i componenti. Per quanto riguarda le riforme, noi come Aerion abbiamo spinto molto su due aspetti. Uno, lo citavo prima, le infrastrutture per consentire una maggiore raccolta di questa tipologia di rifiuti e poi dotarci in Italia, perché mancano, di impianti per il recupero delle materie prime critiche e quindi rendere più facile e più agevole realizzare questi impianti, semplificare le autorizzazioni perché potremo recuperare materie prime fondamentali appunto per la nostra industria, che oggi invece siamo costretti a cedere a paesi esteri. Io penso che l'industria dell'elettronica sia un'industria che ha investito tanto nella sostenibilità, avendo già dal 2005 costituito i consorzi che si occupano del riciclo dei prodotti. Sul fronte invece dell'ecodesign, quindi della progettazione, l'industria elettronica è partita, e dell'elettrodomestico in particolare, con forti investimenti nell'efficienza energetica. Per quanto riguarda invece l'efficienza dell'uso dei materiali di cui sono fatti i prodotti, i leader di mercato stanno investendo molto proprio in questi ultimi anni. Per esempio, nell'impiego di materia riciclata nel fabbricare nuovi prodotti, piuttosto anche che creare un passaporto dei materiali per farci conoscere la composizione del prodotto, rendere più semplice il prodotto per essere poi più riciclabile, oppure allungare la durata del funzionamento del prodotto proprio per contrastare quest'idea dell'obsolescenza programmata. Ora, l'industria può e deve fare di più, ma allo stesso tempo è essenziale aiutare i consumatori a percepire la qualità ecologica dei prodotti, a poterli distinguere anche per premiare chi fa investimenti. E questo si può fare, ad esempio, con incentivi fiscali, piuttosto anche che con un cambio culturale nello stile di consumo, spostando l'attenzione dall'acquisto del prodotto alla fruizione di un servizio. Lo studio, la ricerca LiveGate, questo osservatorio molto interessante sugli stili di consumo, ci dice che ben il 57%, quindi quasi il 60% dei consumatori, preferirebbe acquistare un prodotto green, soprattutto con la motivazione di una responsabilità verso le future generazioni. Questo direi molto bello come trend, è molto rilevante da approfondire.